C'è una cosa che è difficile da spiegare, questa intolleranza, questo rancore, questo odio che in fondo emerge nell'animo dei popoli, diciamo, sviluppati, che vivono bene o che hanno ancora il massimo del benessere possibile, insomma, i popoli più ricchi dell'Europa occidentale, del mondo ricco, insomma, Europa, America, nell'Occidente. Di questi popoli verso questi nuovi fenomeni migratori, nuovi nel senso dell'imponenza con i quali si propongono, e quindi dell'odio che si trasferisce in queste persone, viste come invasori, come qualcuno che usurpa il tuo benessere, la tua pace, la tua tranquillità, che si prende ciò che tu hai conquistato in qualche modo, ciò che è tuo, ciò che non vuoi condividere. E queste dichiarazioni che si sono fatte, queste cose che si leggono, in cui si nota il godimento per le disgrazie, per le catastrofi. La soddisfazione per avere meno bocche da sfamare, per avere meno concorrenti sul mercato del lavoro che è diventato sempre più difficile. Il fatto di vivere in una situazione di crisi che già ti mette in difficoltà e in questa difficoltà non vuoi avere altri concorrenti, concorrenti che sentono, che senti che sono lontani, che non appartengono alla tua cultura, ma anche qualcosa che minaccia la tua cultura, insomma, no? Perché un mondo altro, un mondo che non ti sei mai dato la briga di comprendere, con il quale non ti sei mai posto il problema di dialogare fino in fondo, rischia un po' alla volta, visto che ha più risorse dal punto di vista umano, dal punto di vista della volontà anche di lavorare, insomma, della volontà di fare, capacità di mettersi in gioco, insomma, capacità anche di procreare, di fare figli. Quindi, insomma, un mondo che nel momento in cui arriva rischia di mettere in difficoltà sia quel tipo di benessere che tu hai raggiunto e quel tipo di organizzazione sociale, perché ormai la tua popolazione invecchiata è una popolazione fatta prevalentemente di vecchi che hanno raggiunto un loro status, insomma, così, e di una popolazione giovane che dovresti darti da fare per incrementare, ma la demografia non sta più dalla tua parte, insomma, in questa società si fanno figli sempre più tardi, non si fanno figli perché si deve lavorare, produrre, consumare, insomma, e questi consumi già sono in crisi, insomma, un modello che ormai non regge più, però un modello che è stato esportato come ideologia, insomma, è diventato nell'immaginario collettivo del mondo, insomma, il modello dello stare bene, il modello della felicità in qualche modo, della felicità consumistica. E tu che sei dentro percepisci che questo modello ormai è in crisi, tu ne vivi le difficoltà, ma chi è fuori? Chi lo ha recepito tramite la propaganda, tramite tutta una serie di interventi che sono stati fatti per arrivare a quel mondo e per spingerlo a consumare come consumare, per farlo diventare un mercato allargato. Ecco. Questo mondo in qualche modo preme e aspira a questo livello di benessere, visto che vive e che si trova in grande difficoltà. E allora non c'è rapporto perché non c'è un dialogo e quindi c'è uno scontro, c'è una rimozione, insomma, non si vuole questa invasione, anche perché questa invasione in sé porta anche
una minaccia, insomma, no, la minaccia che inconsciamente viviamo come più forte, nel senso che più giovane arrivano energie nuove, energie che sono necessarie anche per lavorare, per produrre, per fare quei lavori che la nostra società ormai non vuole più fare, ma che continuano a essere necessari. E potrebbe essere necessaria anche perché all'inizio viene pagata poco, quindi insomma si pone in concorrenza. Ma nel momento in cui succede questo, poi succede che c'è il diritto alla cittadinanza, si fanno più figli, c'è una cultura diversa, una cultura che ha anche un'altra religione, un altro modo di vedere, di concepire il mondo, e che man mano che si infiltra in proporzioni non più contenibili entro un limite ristretto, rischia anche di scardinare i fondamenti di una cultura. E allora c'è l'ansia, il pericolo, che prende forme diverse, insomma, no? Il terrorismo, E all'interno di questo c'è l'incapacità di gestire questa situazione, che è una capacità politica, culturale, insomma, non ci si vuole confrontare con questo fenomeno, lo si vuole rimuovere, lo si vuole marginare, si vogliono mantenere quei confini di integrità, insomma, no? E questo anche quando il fenomeno non era così massiccio, insomma. Perché un fenomeno che non è massiccio si può anche assimilare un po' alla volta, se c'è un progetto, se ci sono delle strutture, se viene politicamente accolto e politicamente gestito. Ma poi un fenomeno di massa rischia di essere un'emergenza, rischia di prendere la mano, di essere di per sé ingestibile, visto la mole, con la quantità, la pressione che si fa e la paura che poi si riflette nell'atteggiamento, nelle scelte dei politici che non riescono a gestire se non attraverso questi slogan, ma senza capire la complessità del problema e senza capire la necessità del problema. E la gente, come dire, si lascia poi prendere da messaggi facili, lo sappiamo. C'entra molto l'ignoranza, c'entra molto l'incapacità di. E anche c'entra molto la comunicazione, che è una comunicazione fatta di numeri, di cose, di persone che sentiamo lontane, che quindi rimuoviamo, che è come se non esistessero, come se non fossero persone, fossero numeri. Quando vediamo queste masse, queste cose così, vediamo sempre delle entità estranee, come se vedessimo, che so io, un esercito di vespe che fa il nido sul nostro terrazzo, insomma, un qualcosa che ci minaccia. È il numero, l'aggregazione, così come ci vengono rappresentate, insomma, come li vediamo in televisione, come li vediamo, come ci vengono descritte nei giornali. O perché la gente possa cambiare la mentalità, ci dovrebbe essere anche un altro tipo di narrazione. Questa narrazione dovrebbe essere qualcosa di più letterario, qualcosa che scava nella storia individuale di ciascuno di questi esseri, che fa sì che questi esseri non siano masse anonime, esseri aggregati di entità che non si conoscono, ma storie, la storia dovremmo conoscere e vivere dall'interno, attraverso, ecco, la letteratura potrebbe essere uno strumento, insomma, no? Per conoscere, capire e quindi avere un altro atteggiamento nei confronti di questi esseri, di queste persone. La letteratura, cioè qualcosa che
ci racconti il loro percorso individuale, cosa è successo alla loro vita da quando vivevano in una determinata situazione, cosa è cambiato, cosa li ha spinti ad affrontare queste difficoltà, come hanno vissuto individualmente queste difficoltà e il calvario che sono costretti a percorrere e come si arriva poi a, come dire, a sperare e a buttare tutto in una speranza, in un sogno, in un qualcosa, ma non perché questo sogno, perché questa cosa è l'unica cosa che ti rimane, insomma, perché quando cominci questo percorso non puoi più tornare indietro. E allora capirli mettendosi nei loro panni, è quello che non riusciamo a fare, no? Noi non vogliamo, rimuoviamo questo perché non vogliamo mettersi nei panni di questa gente. E la comunicazione che ci viene data è sempre tale per cui la vediamo come qualcosa d'altro, come qualcosa che ci permette di rifiutarci questo processo, questo di metterci nei loro panni, di avere un'empatia nei loro confronti, no? Anche il colore della pelle è diverso, la religione è diversa, fa sì che qualcosa ci impedisca di entrare in loro, di vivere le loro difficoltà, di sentire dentro di noi la necessità di condividere, di provare empatia nei confronti di questo. La letteratura, ecco, la letteratura è un qualcosa che ci potrebbe aiutare. Che potrebbe aiutarci a cambiare la mentalità, ma per leggere bisogna avere gli strumenti per leggere e spesso chi prova questo odio, chi prova questi sentimenti di rifiuto, è gente incolta, è gente che non legge, è gente che se no ascolta dei messaggi facili, degli slogan televisivi, dei comizi. Per fare un esempio, perché poi sono cose che ritornano. Stiamo assistendo adesso a quelle cose che in qualche modo Steinbeck in furore aveva descritto. Ma Steinbeck, quando aveva descritto questo processo in quel bellissimo libro, insomma, meraviglioso, era partito dall'inizio, era partito da quello che era successo in questo popolo dell'Oklahoma, insomma, quando c'era stata la rivoluzione industriale, quindi quando le macchine avevano contribuito a togliere il lavoro ai mezzadri, ai contadini, ai mezzadri, a quelli che coltivavano la terra e che ricavavano dalla terra soltanto il necessario per vivere. Gli aveva tolto il lavoro e quindi gli aveva tolto le terre, perché questi qua non riuscivano più a pagare i loro debiti con le banche, insomma, e le banche si riprendevano la terra. E questo era successo anche perché c'era stato un tempo cattivo, qualcosa che aveva distrutto i raccolti, insomma. Era intervenuto un meccanismo per cui un qualcosa che si reggeva a un certo punto non si è retto più, per cause che non dipendevano da questa gente, perché questa gente viveva lì, insomma, e voleva restare lì, voleva restare sulla sua terra, amava la loro terra. Ma a un certo punto sono stati costretti a lasciarle, perché questa terra non permetteva loro non solo più di vivere, ma venivano espropriati dalla terra, da un'entità anonima, dalle banche, insomma, da degli strumenti del capitale finanziario, entità anonime, un nemico invisibile, un nemico che non si poteva conoscere, insomma, qualcosa che assomiglia molto, insomma, a quello che è stato fatto dall'Occidente in vari modi anche a questa gente, insomma. E quindi erano costretti a lasciare tutto e a mettersi in viaggio, in un viaggio, caricare tutto, nel caso di Steinbeck, un piccolo mezzo, insomma. Tutto quello che avevano, farlo stare in questo camion, riunire tutta questa famiglia con tutte le cose che. E percorrere questo viaggio
In questa strada che portava dall'Oklahoma alla California, vedendo nella California il luogo dove c'era il lavoro, questo immaginario, no? Del sogno della felicità, del sogno di lasciare quello che eri stato costretto a lasciare, di trovare in un altro posto il luogo dove poterti sistemare, dove poterti rifare una vita. Fare una vita dal basso, ritornando. Lavorando, dandoti da fare, tirandoti su le maniche. E in questo viaggio interminabile, lungo, difficilissimo, mentre gli altri scorazzavano, no? Con le grandi macchine per questa strada. E invece questa famiglia, con questo carrettino, insomma, ambulante, con queste difficoltà. Durante questo viaggio cominciava a perdere i pezzi, cominciava il nonno, la nonna, insomma, c'era chi se ne andava. Insomma, questa famiglia cominciava già a perdere pezzi, a diminuire. C'erano i morti già durante il viaggio. E quando si arrivava poi, insomma, nel luogo immaginario, no? Dove tutto, il volantino, dove tutto faceva vedere che c'era possibilità di lavoro, ricchezza, insomma, i campi da le raccolte da fare, insomma. Poi c'erano gli sfruttatori, insomma, no? E qui si veniva presi a integrare, si veniva visti come degli invasori, come dei nemici. Allora dall'interno, partendo dal si capiva quali erano le difficoltà, si capiva tutte le avversità, si capivano leggendo questo libro, stando dalla parte di questi deboli che non cercavano chissà quale sogno, ma che non avevano altra via perché avevano perso tutto e dovevano arrivare in un posto dove cercare un minimo di sopravvivenza, cominciando dal basso, insomma. E dove anche in questa miseria c'era chi li sfruttava, chi non gli lasciava loro il necessario neanche per vivere. A un certo punto l'organizzazione era fatta in maniera tale, anche in questi campi, dove a un certo punto venivano presi per lavorare e dove dovevano consumare il loro interno e quindi spendere tutto il ricavato, insomma, che non gli bastava neanche per mangiare. Insomma, e il disastro di queste famiglie, insomma, no? Il disastro di questa situazione che anche in Steinbeck non lascia molto speranza, insomma, no? In quel libro, alla fine, insomma, tutto si risolve in grandi disgrazie. È come se non ci fosse posto per un sogno, è come se ci fosse un'umanità che non è in grado di accogliere, di capire, di mettersi nei panni, insomma. L'unico momento di umanità è proprio nella scena finale del libro, quando è lo stesso povero, lo stesso umiliato, insomma, quando è la ragazza che aveva aspettato un figlio e che aveva perso e che ancora il latte riesce a offrire il latte del suo seno a un uomo che stava per morire di fame. È come se viviamo in un mondo in cui non siamo capaci, per motivi culturali, per motivi di pregiudizio, di sentire un minimo di umanità e che questa umanità si possa manifestare soltanto tra poveri, che chi è ricco sia talmente preso dal salvaguardare i propri privilegi, insomma, che magari sono privilegi anche modesti, ma comunque spesso ancora nelle nostre società, pur nella povertà,
c'è, si ha il necessario. E questo necessario non siamo disposti a condividerlo neanche in minima parte con chi è stato costretto a lasciare tutto. Però, se noi consideriamo quella storia, quel libro, e ci mettiamo e viviamo quella storia e tutto quel percorso, rileggiamo quelle pagine che ha scritto Steinbeck, non possiamo non sentire un odio per tutti quelli che sfruttano questa situazione, è una tenerezza, non possiamo non metterci nei panni di questa famiglia che è costretta a lasciare tutto e che insegue con ogni mezzo questo sogno, che poi non è un sogno, insomma, è una necessità di sopravvivenza. Eppure in questa necessità di sopravvivenza lascia parti di se stessa continuamente. I più deboli muoiono in questa famiglia sempre. E non riesce a mettere insieme il necessario per una misera cena. E allora sentiamo che così non può essere, così non può essere. E non è possibile che non si trovi un modo. Ma lo sentiamo soltanto se abbiamo gli strumenti per metterci nei panni di questa gente, la letteratura, se il cinema, se insomma, se l'informazione è fatta attraverso strumenti altri che non siano i freddi telegiornali, che non siano i giornali che ci danno i numeri, ma qualcosa che ci faccia calarci nelle storie individuali di queste persone, che ci dica cos'è. Cosa vuol dire morire annegati in una speranza e accettare anche questo? Come in queste persone si vivono queste storie, che poi messe insieme diventano massa, ma noi le possiamo comprendere soltanto se ci vediamo una storia, tante storie, ma una di fianco all'altra. Non vediamo la massa ci fa paura. E soprattutto spaventa chi non ha gli strumenti per capire. Ci sono dei momenti in cui c'è una necessità, in cui si forma una necessità. Il fatto di perdere l'identità è un'evenienza possibile, ma l'identità non è che si perdono, si modificano, si diventa altro. Noi non siamo mai stati esattamente come siamo. Anche il nostro organismo cambia, si modifica in rapporto all'ambiente dove vive, si modifica nel tempo. Sta a noi decidere come avviene questa modifica e quindi cosa accogliere e come accogliere. Come trasformarsi. La storia è fatta di accoglienza, di integrazione, oppure di guerre, ma all'interno delle guerre poi succede sempre che i vincitori poi in qualche modo assimilano i vinti o viceversa. Insomma, anche dopo le guerre c'è sempre una assimilazione. La cosa più grande, secondo me, che dobbiamo fare è lavorare sulla nostra mentalità. E lavorare sulla nostra mentalità ha bisogno di una narrazione diversa, ha bisogno di una narrazione che è fatta di storie, le storie individuali di ogni famiglia, di ogni persona, di ogni uomo che parte, ma di storie raccontate. Di storie che ci facciano, che ci tirino fuori i sentimenti, perché queste storie devono farci cambiare, devono fare cambiare il nostro
sentimento, il nostro modo di porci. Allora, se cambia questo sentimento, questo modo di porci, cambia anche il nostro atteggiamento nei confronti del diverso e cambia anche il nostro rifiuto all'accoglienza. E quindi si potrebbe anche diventare disponibili a un'integrazione, perché la storia è fatta di migrazioni. A volte queste migrazioni sono state volute, sono state deportazioni, si è andate a prendere popoli altri per portarli anche nell'impero romano, perché si aveva bisogno di occupare territori che non erano occupati, di lavorare territori, di crearne soldati per l'esercito, oppure di avere manodopera. Si è andati a prendere dall'Africa gli schiavi in un certo momento, perché c'era bisogno di schiavi per il cotone. E poi abbiamo distrutto le economie di questi popoli. Siamo andati noi ad invaderli, siamo stati noi anche ad andare a. Allora, noi le nostre storie, però, a volte le abbiamo raccontate. Le nostre storie di emigrati in Argentina, di emigrati in America, di emigrati in Belgio a lavorare sulle miniere, quando i belgi si rifiutavano di andare a fare i lavori di minatori. E abbiamo venduto anche noi uomini in cambio di carboni, quando l'Italia aveva bisogno di energia. Siamo andati in Svizzera, però spesso abbiamo raccontato le nostre storie. E queste storie ci hanno fatto sentire vicini ai nostri emigranti. E quindi abbiamo vissuto questa difficoltà. Le emigrazioni degli abitanti del sud che venivano al nord a cercare lavoro, a trovare lavoro quando non ne avevano. Qui però c'è una distanza. C'è una distanza che sentiamo come distanza culturale, religiosa, di colore della pelle, perché ancora probabilmente questo razzismo non l'abbiamo superato. Io credo che questa distanza abbia bisogno di cultura, abbia bisogno di storie raccontate, narrate, di libri che dobbiamo leggere, conoscere, che ce li facciano sentire come persone che siano vicine a noi, che hanno i nostri sentimenti, che hanno le nostre aspettative, le nostre attese, che non ci sono ostili, che cercano qui, ormai non più la terra, perché la terra ormai l'abbiamo consumata tutta, ma delle occasioni per vivere, per lavorare. E d'altronde noi siamo un popolo di vecchi, insomma. Molti ci dicono che dovremmo fare più figli, non riusciamo a fare figli e un figlio bisogna allevarlo, rimane improduttivo per molto tempo. Loro si offrono già come persone capaci di lavoro, ovviamente un lavoro dignitoso, e quindi ci danno delle opportunità, ma non vogliamo vedere neanche le opportunità da questo punto di vista, opportunità di fare quei lavori che noi come popolo sviluppato, con i nostri figli che si sono laureati, che hanno studiato, no, non vogliamo più fare. Qui forse abbiamo ancora bisogno, pensiamo alla messa in sicurezza del territorio, pensiamo a tutta una serie di cose che si potrebbero fare se ci fosse un piano, se queste persone potessero essere integrate, potessero arrivare facilmente a diventare cittadini italiani una volta che hanno dimostrato di non essere, tra virgolette, pericolosi, di non essere dei terroristi. E se non avessimo paura di un confronto tra religioni, che spesso è un pretesto, insomma, no?